il vecchio re di ferro, fu lord fin dalla nascita. Tuttavia, un re senza un regno che sia all'altezza delle proprie aspettative non era degno di indossare una corona. Così il re di ferro mise in piedi un grande esercito e fece la sua mossa contro il regno di Ben. Non è noto se il re di ferro prima di allora possedesse altre terre. Alcuni sostengono fosse il sovrano di Alken, regione perennemente in conflitto con Ben. Altri ritengono che il suo unico possedimento fosse la sola ardente ambizione di sedere su un trono. Quel che è certo è che la sola ambizione non è sufficiente per fare di un sovrano un buon sovrano, e il re di ferro conseguì una vittoria di Pirro. Ven era una terra povera e fatiscente, ma la sua conquista aveva richiesto ingenti sforzi da parte del lord, tanto che le sue risorse erano quasi giunte al termine. Sembrava che il regno del re di ferro sarebbe giunto al termine ben prima di iniziare. Tuttavia, un fortuito evento cambiò le carte in tavola. Dal lontano oriente giunse nelle terre di Ben un potente guerriero. Il suo nome era Lon, che avrebbe cambiato le sorti del re di ferro. Il guerriero, allora ancora sconosciuto, decise di servire il re e, con la sua abilità nel comando e nelle arti belliche, riuscì a ricostruire l'esercito, che ormai era sull'orlo del collasso. I soldati appresero tecniche e costumi originari delle terre di Serra Lon, tanto da adottare armi basate sulle tradizioni del lontano est. L'esercito era fondamentale per la prosperità del regno e l'intervento di Alon, come uno spiraglio di luce nelle tenebre, permise al re di rinascere. Con il regno in pieno sviluppo, il re rese Alon suo più fidato consigliere e amico. La presenza del guerriero dal lontano est era una benedizione che rese il sovrano ancora più forte e determinato. Dopotutto, il simbolo del re di ferro era la testa di toro che simboleggiava forza, impulsività e persistenza. Alon, portando la saggezza e la tecnica, aveva completato le mancanze del re, donando nuova linfa vitale ad un regno ormai in rovina. Il sovrano vide così nuove ali a sostegno delle sue ambizioni e, risolta la crisi, era tempo di iniziare a condurre ricerche sul fuoco. A tale scopo, Egil, un maestro piromante, venne condotto a corte e ben presto divenne uno degli eletti del re, tanto che a suo titolo venne costruito un gigantesco idolo con le fattezze di Minotauro. Tali ricerche, unite ad un rinnovato interesse verso antichi manufatti, portarono l'entourage del re a scoprire lo scettro di ferro rovente e il sovrano rinacque potente leader. Lo scettro permetteva di controllare il ferro come nulla prima di allora. Vennero costruiti incredibili macchinari, armature, armi, edifici e si dice che il sovrano tentò addirittura la creazione di un drago in ferro, ispirandosi all'interesse per i draghi di precedenti sovrani. A sostegno della rapida crescita del regno, il re iniziò a sfruttare massicciamente le terre della Valle del Raccolto, fino a trasformarle in un'orrenda distesa tossica. Ma questo era un problema relativo. Gli schiavi vennero adattati a lavorare nel veleno e sembrava che nulla potesse fermare la carica del re di ferro. Ciononostante, le insidie peggiori, il più delle volte, erano imprevedibili e il nemico peggiore che si potesse immaginare era, invero, la maledizione dei non morti. Il re conosceva ben poco di tale fenomeno, non aveva appreso nulla dai reperti antichi che aveva scoperto e iniziò a ideare sistemi discutibili per placare la piaga. I non morti vennero imprigionati, torturati e costretti a morire ripetutamente tra le lame del carro del boia nel boschetto del cacciatore. Di fronte a tanta crudeltà era difficile rimanere impassibili. Il re di ferro non si faceva problemi a calpestare ogni cosa non andasse nel modo in cui egli desiderava e, in queste circostanze, Ser Alon lasciò il regno. Si dice che il potente guerriero, venuto da est, fosse andato alla ricerca di nuove sfide in qualche terra lontana, anche se i più arguti possono pensare che Alon avesse perso la fiducia nel suo sovrano. Tuttavia, la cosa più importante è che il re di ferro considerò la dipartita di Alon un grave oltraggio e si mise dietro le sue tracce per fargli pagare tale gesto. Nessuno poteva abbandonare il re, e il re non avrebbe mai permesso a nessuno di abbandonarlo.
Così, ormai divenuto potente e abile nel combattimento, giunse al cospetto di Elon, facendosi strada tra alcuni vecchi soldati che avevano disertato. Il re sfidò il suo più caro amico a duello, caricandolo a testa bassa, come un toro in preda alla follia omicida. In passato, Ser Alon avrebbe sconfitto il re senza grossi problemi, ma al momento del loro incontro il re era al massimo della sua forza e Alon, ridotto allo stremo, si tolse la vita piuttosto che cadere per mano del suo vecchio re. La furia del re di ferro si era placata, vittorioso e potente, aveva avuto il suo premio. Tuttavia, non si può colmare un vuoto con un altro vuoto e, dietro la stanza di Alon, un vecchio trono, infranse la forza del re di ferro, come quando un'onda impetuosa trova la sua fine su una scogliera. Quel vecchio trono in legno apparteneva al re di ferro di parecchi anni prima, al re di ferro in cui Alon vide un buon sovrano e che scelse di servire. Il re di ferro non fu più lo stesso. Tornato nel suo regno, nominò i suoi soldati con il nome di Alon e si dedicò anima e corpo allo studio della piromanzia. Egil aveva scoperto un modo per dotare il fuoco di volontà propria e, da lì a poco, tali scoperte vennero applicate per manipolare le anime e dar vita al ferro. Gli esperimenti portarono alla costruzione di numerosi abomini, tra cui il demone della forgia, il cui stile di combattimento ricorda, in modo curioso, quello di Ser Alon. Dopotutto, la stessa armatura di Ser Alon venne conservata dal re di ferro nella sua torre, dove, ben protetta, veniva conservata come un cimelio prezioso, o forse come il doloroso simbolo dell'atto che il re aveva commesso. Su quel che è successo in seguito non vi è un accordo univoco. Da un lato si dice che dalle profondità della terra emersero dei demoni per via dell'operato del re e che questi ultimi incenerirono il sovrano inondando di magma l'intero castello. Altri ritengono che il re non fosse più in grado di sostenere il dolore derivato dalle sue azioni. Il peso della morte di Alon dovette essere così grande da spingere il re di ferro a gettarsi nella lava, ponendo fine alla sua vita. Le azioni del re di ferro fecero letteralmente terra bruciata su ogni cosa e, dello splendido regno costruito con tanti sforzi e sacrifici, rimase soltanto lava e cenere. La fine del re di ferro probabilmente sarebbe stata comunque inevitabile, anche se fosse rimasto fedele ai principi condivisi con Alon. Infatti, da oltreoceano, una cara regina era in viaggio verso il suo regno e l'oscurità non avrebbe lasciato scampo al sovrano. Tuttavia, quando Nadalia arrivò nella torre nebbiosa, trovò un trono vuoto circondato dalla devastazione e così non le restò che abbracciare tutto il regno, diventando la sposa della cenere. Ma per questa storia dovrete attendere la seconda parte del video lore sul DLC. Nel frattempo vi invito a lasciarmi un like e ad iscrivervi al canale in modo da non perdere la seconda parte. Inoltre, nella playlist di Dark Souls 2 troverete tanti altri video su questo titolo.